Ma io mi sono fatto un'idea e come sempre la esprimo perché non ho nessun problema a dire quello che penso. Io credo che si parli, tanti parlino di una materia calcistica che non conoscono. Qui si pensa che il calcio sia gestito da tutte persone molto ricche, da tutte persone che fanno calcio per soddisfare le proprie passioni, le proprie voglie. E si dimentica che il calcio ha anche una parte sociale molto importante. Il calcio è uno dei primi contribuenti allo Stato italiano, perché se lo pensiamo quello che è l'IRAP che si paga nel mondo del calcio, credo che non ci siano uguali come associazioni o come appunto se uniamo la forza della Lega in quello che possono essere le tasse che andiamo a dare allo Stato italiano. Di conseguenza, credo che continuare ad andare a gravare sulle società con dei costi, come ad esempio potrebbero essere questi, sia sbagliato a livello economico. Ma voglio aggiungere, è sbagliato anche a livello pratico, perché noi siamo dei cittadini italiani e noi dobbiamo essere difesi dal nostro Stato, dalle nostre istituzioni, cioè noi dobbiamo proteggere, dobbiamo pagare per essere protetti quando noi paghiamo le tasse per avere un sistema che dovrebbe funzionare. Credo che oggi parlare del sistema Italia sia un pochino presuntuoso mettere i puntini sulle i perché non funziona nulla o funziona molto poco, ma non perché lo dico io, ma perché lo dice l'opinione pubblica, lo dicono i politici stessi, lo dice chi governa, che c'è da rifare tutto. E il problema adesso sono 25 milioni o 20 milioni per il calcio, per difendere gli stadi, ma io credo che sia stato fatto adesso, siano state fatte, stiano partorendo delle nuove regole molto più rigide, almeno ho letto sul giornale che siamo a buon punto, vedo che ci sono delle innovazioni a livello penale, ma star qui a fare delle inchieste o parlare di dover contribuire alla protezione, così possiamo chiamare, di quelli che sono gli eventi sportivi nel calcio, mi sembra una cosa fuori dal mondo, fuori dal comune, ma lo dico come italiano, non come presidente del Parma.